che faceva solo lei che ti chiama. Ok. Ma Peppino è con noi stasera? E c'è un parcheggio grande. E cavalli nel giro. Peppino, venga, prego, ragazzi. Siamo pronti, Eccoci, prego, avanti veloce. Tutti al proprio posto, ma silenzio, perché è nervoso. Posso già correggere io delle condizioni? Il pubblico, ragazzi, deve arrivare fin qua e voi dovete stare lì, perché sennò qui non c'è nessuna luce. Ma qui non c'è il buio, o sbaglio? La casa dei sogni è un'altra cosa. Prima di tutto non vorrei abitare in condominio. Vorrei una casa col giardino, almeno uno dove un po' di verdi, un po' di vita e basta. Quello, solo quello è il sogno. Dentro, forza. La casa che vorrei. Siamo tutti! Cioè, metti, oltre questa qui che hai già, che è tutta bella a posto, come se uno dovesse sognarsi, sì, è qualche cosa ti piacerebbe, magari pensando alla casa del tuo paese, non so, vorresti avere un giardino, sì, in più? Sì, sì, sì. Giardino mi piace molto. Il quartiere crescerà e continuerà a crescere. Abbiamo concepito un quartiere moderna, libero dai delinquenti e pieno di negozi lusso, signore, centri commerciali, una Europa internazionale tra le numerose. Per esempio, facciamo finta che puoi sognare in grande. E gli alberi non ci sono più. Al loro posto un grande muro che divide la piazza a metà. Con tante finestre, con la alta no. No, bassa. Bassa, secondo il terzo piano è rimasto un po'. Sì. Invece con la larghezza voglio almeno due camere. Sì. Due camere, perché la mia è una camera con un salotto. Sì. Anche c'è il grande. Non c'è bisogno di andare in centro, basta che ci vuole un bel giardino, guarda, con fuori un po' di alberi, qualche panchina in giardino, una grigliata anche, dunque è già bellissimo così, guarda. Oh, l'interrazzo, qua dobbiamo qua sognare, sì, belle. Che sogno per me è meglio, c'è una villa, capito? C'è giardino privato. E questo qua come voglio io e mio marito. C'è una stanza speciale in questa casa?